Allora, papà, tu sei avvisato, però che mi devi comprare l'iPhone X, punto. Questo è un punto bello preciso. Ora però tocca a te, Babbo Natale. Con la magia del Natale voglio una sola cosa. Porta. Io e mia sorella, mia Margherita, però la chiamo Valle. Porta tanti doni, amore e amore. Perché a me non interessa questo tipo di video, specialmente questo video in particolare, perché poi capirete tra poco, perché in un nuovo video molto importante, perché ragazzi, Natale è alle porte. Tutti sapete che io per Natale vorrei l'iPhone X, esattamente, l'iPhone X. In alternativa dell'iPhone X ci sarebbe l'iPhone 7 Plus e l'iPhone 8 Plus, però se poi esce l'iPhone X sotto l'albero sarei la persona più felice del mondo. Però, ho visto, allora, prima di tutto ho visto tanti commenti molto carini che dicevano giù, scrivevano che praticamente me l'avrebbe regalato perché lui era molto buono, tutto quanto, ma in realtà ho detto papà, senti, allora, l'ho ricattato in prova, no, tra virgolette, allora ho detto papà, io ti avviso, se tu non mi regali l'iPhone X o l'iPhone 8 o l'iPhone 7 Plus, saprai che le magichine non ti vorranno più bene, non ti vorranno più nei video e nient'altro, perché ho visto alcuni commenti che dicevano che era dolcissima, era bravissima e quindi me l'avrebbe fatto, ma io proprio per questo gli ho detto tutto ciò in modo che papà si convincesse, ma per ora abbiamo capito che non si è ancora convinto. Natale alle porte, ma papà non si è ancora convinto, perché questo albero è pieno di regali, non è mai stato così pieno in vita mia, cioè solo quando tornavamo dalla vigilia. No, non cado, non cedo ai tuoi ricatti. Allora, ascoltate, ogni volta che tornavamo dalla vigilia c'era l'albero pieno, però non è mai stato così pieno prima della vigilia, quindi è pieno di regali, però tutti i regali sono di Giulia, l'unico regalo mio. Perché questi saranno sempre miei, sempre! È solamente... Elisa, perché non vieni nel video? Salutalo! Perché non vieni nel video che ti voglio... Eccola qui, ci ha ripensato. Giocare. Puoi giocare, non ti preoccupare, ma parla male che tu giochi. È solamente questo, è zitta. Aspetta, lo inquadro, aspetta, non ti muovere, lo inquadro. È solamente questo. Muovilo un po', vediamo se si capisce che cos'è. Fallo vedere anche di lato. Secondo te, Marghe, che cosa c'è qui? Allora, ragazzi, io all'impatto, Giuliano non lo cacciare. No, lo faccio vedere anche quelli di giù. Aspetta, dopo. Io all'impatto, Giulia, dai, però, allora. Io all'impatto pensavo che era un puzzle, ma vi giuro un puzzle proprio. Poi sono andata a toccare la superficie e ho visto che c'era una matita, non so se si vede questo rilievo qui, dove c'è una matita o un colore, però è piccolino. E poi sono andata a vedere, perché ho pensato che era un iPhone? Uno, ho sentito un foglio tipo, no, perché ho pensato che era un puzzle, non l'iPhone, che sto dicendo, mi sto perdendo, perché io amo l'iPhone e voglio l'iPhone e quindi mi ho detto questo semolino. Allora, sono andata a vedere, quindi giravo un po' il fotino. Mentre le parla io gioco senza offesa, sì. Però. Sono andata a girare un po' il regalino e questo regalino si muove. Allora ho pensato, magari a Zollo ci sono i pezzi dentro una busta e quindi sarà un puzzle. Poi ci ho pensato un altro poco e era anche uno scatolo, però non so se... Se durerà 1000 ore questo video, perché lei è stata sempre così, deve spiegare le cose a filo, non può mandare un pezzetto, cioè che capiscono. Comunque ragazzi, non lo so, spero un giorno che ci sia questo iPhone dentro un pacco del genere, magari mi arriva proprio alla vigilia. Fai un appello a Babbo Natale, fai un appello allora, a Babbo Natale. Allora, caro Babbo Natale. Che cos'è questo pacco gigantesco? Cosa ci sarà in questo pacco gigantesco? Tu lo sai, quindi devi essere... Cosa ci sarà in questo pacco gigantesco? Mettilo a posto
E si vede che mamma non l'ha incartato bene. Mamma, sei cattiva! Giuro. Mettilo a posto, cioè, non scoprite niente, lo scopriremo tutto nel 25. Dai, posa. Dai, posa, posa. Posa. Prendi gli altri, dai. Ho paura, voglio che la casa delle ex muore. Marghi, dai, fai un appello a Babbo Natale. Allora, questo è il mio. Questa è tutta roba di Giulia, ragazzi. Allora, caro Babbo Natale, io... Aspetta, vai, no? Ti riprendo in primo piano. Aspetta, Giulia, prendi un attimo, Marghi, mi vede, fai l'appello a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, io ho sempre creduto in te, perché tu mi hai sempre accontentato, no? Fino all'anno scorso. Però quest'anno, se non mi porti l'iPhone X o il 7 o l'8 Plus, non ti credo più, perché è impossibile, cioè, un regalo così bello, solo Babbo Natale me lo può portare a Natale, quindi, cioè, no. O devo vincere mio padre, quindi non si sa, ragazzi, si deve capire, quindi Babbo Natale, ti prego, portami l'iPhone X o 7 o 8 Plus, perché io voglio l'iPhone e questo regalo. Cioè, ragazzi, giuro, no. Le letterine stanno ancora sull'albero, sì. Facciamole vedere. Ma cos'è? Sono una bambolina con un sì, gorgo. Sì, va bene, l'ho visto e basta, non c'è bisogno di tirare. Ma lei, chi sarà una bambolina? Vai, spostate un attimo, vedi i regali di Giulia ancora. Qua che ci sarà? Non lo so, lo scopriremo il giorno 25. 24, vediamo quell'altro. 24 dopo la mezzanotte che 25. Sì. Caputo. Bello. Questo è un altro suo regalo. È pesantissimo. Mi sembra è uguale a quello di Margherita. Questo. E anche il mio. Ho quattro regali. Prova a indovinare. Dici qualche nome. Vediamo un po'. Questa sarà una fabbrica. Una fabbrica? Che significa una fabbrica? È vero, lui è. Una fabbrica di pennarelli, che ne so. Vabbè, poi. Questo che sarà, Giulia? Per me sarà boh. Esatto, con un po' un pezzo, cioè. Va bene, dai, comunque ci sono. Ragazzi. Tutti questi regali, eccoli qua. Marco, sposta un pochettino, vediamo un po'. Altri regali là. Cioè... Allora, vediamo un po'. Il 25 scopriremo. Sicuramente arriverà qualche regalo di Babbo Natale. E speriamo, perché non là c'è anche qualche gratta e vinci o gratta e perdi, diciamo, tanto non si vince mai. E ragazzi, sono per mamma. Allora ragazzi, io ora in questo preciso istante, parlando con voi, perché voi mi fate riflettere, spero che sto riflettendo bene, sto anche pensando che magari qui dentro ci sia qualcosa che mi piace, però che non può mai far felice come un iPhone. Ma sai che risate le fondo arriva Giulia a te, no? Oh. Arrivato, bello! Sai che risate! No, papà, ma sai che divertimento! Titolo del video di Natale. Marghe piange per gioia o delusione. Già immagino. Basta, smettila. Queste sono le mie quattro bellissime regali. C'è pure questo. Aiutatemi. Ora pensate solo a te, vuoi fare un appello a Babbo Natale per i bimbi poverelli? Sì. Per i bimbi che tutti questi giocattoli non possono avere, oppure per i bimbi che purtroppo non stanno allora, bene. Aspettate un attimo che sistemo questo regalo. Allora ragazzi, ora ci siamo divertiti, abbiamo giocato, abbiamo scherzato, no? Allora papà, tu sei avvisato, però che mi devi comprare l'iPhone X. Punto. Questo è un punto bello preciso. Ora però tocca a te, Babbo Natale. Con la magia del Natale voglio una sola cosa. Porta. Io e mia sorella, mia Margherita, però la chiamo Valle. Porta. Tanti doni, amore e anche felicità a tutti i bambini che soffrono, che magari possono essere anche nostre magichine o magichini. E noi ci riteniamo fortunatissime già perché abbiamo la Magic Family, quindi non potremmo essere più felici. Però fai questo ai bambini che purtroppo soffrono e così. Ragazzi, quindi speriamo tutti quanti che questo sogno si realizzi, speriamo bene. Allora, quindi, Babbo Natale, tocca a te! Porta felicità, amore e gioia a tutti i bambini che purtroppo soffrono. Quindi, 3, 2, 1, go! Quindi ragazzi, questo era il video, spero che vi è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram, Marghe Giulia, kawaii-basso, official, su Facebook, Marghe Giulia.
Giulia Kawaii Real, sul secondo canale Magic TV, su mio sigale Chiacciola Maggie Giulia Real, e se volete le maglie, le cover o le tazze, andate su www.margiegiuliakawaii.it. Se il video è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale, e commentate con l'hashtag Forza Babbo Natale, perché deve portare tante belle gioie a tutti i bambini che soffrono. Quindi hashtag Forza Babbo Natale, facciamo così. Quindi vi voglio un bacione enorme, quindi se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate con l'hashtag Forza Babbo Natale, iscrivetevi a Instagram, commentate, iscrivetevi al canale, condividete il video, e se il video vi è piaciuto lasciate like, se il video non vi è piaciuto playing.